Bene, ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con il mese della diversità e inclusione. Il webinar di oggi si parlerà di Onda, del bollino rosa. Quindi cercheremo di capire insieme a Federica D'Amico cos'è Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere. Si parlerà del questionario per la candidatura dell'ospedale, l'esperienza da noi fatta per ottenere la certificazione e poi eventuali criticità e aree di miglioramento. Questa è una sintesi del webinar di oggi. Ma chi ci accompagnerà in questo percorso? Federica D'Amico, addetta all'ufficio relazioni con il pubblico. Chi è Federica D'Amico? Federica D'Amico si occupa di relazioni con il pubblico e di gestione dei servizi ambulatoriali e lavora in ISMET dal lontano 2011. Ricopre la carica di vicepresidente della STRAFE, l'Associazione Siciliana per il Trapianto di Fegato, e anche referente aziendale per il bollino rosa. E infatti oggi ci parla proprio di Onda del bollino rosa in questa veste. Nel suo percorso formativo ha conseguito i seguenti titoli di studio: laurea in filologia moderna presso l'Università degli Studi di Palermo col massimo dei voti. Ha fatto un corso in comunicazione pubblica presso l'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale a Roma. Ha seguito anche, completato il master universitario di secondo livello in gestione e sviluppo delle risorse umane e facoltà di scienze psicologiche. E tra le sue aree di expertise figurano comunicazione persuasiva, competenze relazionali di negoziazione, ascolto empatico, gestione dei conflitti, gestione dei flussi ambulatoriali. In questo breve excursus manca però il fatto che hai maturato anche una breve esperienza all'interno dell'area risorse umane, quindi lo dico io anche se non è scritto qui. Allora, questo è il calendario del mese della diversità e dell'inclusione, abbiamo già fatto il giro di boa. Siamo nell'ambito del filone We Are Diversity, la diversità siamo noi, e quindi dopo l'opening, dopo aver parlato del programma multimediale dell'igiene delle mani, dopo aver ascoltato il nostro collega di UPMC e aver vissuto insieme un po' la giornata internazionale dell'infermiera, ecco, oggi vi ripeto, si parlerà dell'esperienza del riconoscimento del bollino rosa. Ricordo come si fa ad interagire o via chat o alzando la manina, quindi attraverso l'icona di riferimento su Zoom. Ricordiamoci sempre che prima di chiudere faremo un attimo di smile per cogliere una foto e poi condivideremo il questionario di gradimento via chat. Vi ricordo anche che il 23 avremo l'unico, diciamo, workshop, quindi con un format un po' diverso rispetto ai webinar che abbiamo seguito in questi giorni, ed è l'unico evento a numero chiuso. Ci sono gli ultimi posti, quindi per chi è interessato, ecco, invito ad approfittarne. Il modulo sarà tenuto dalla TED Talker, fondatrice del Diversity and Inclusion Speaking. Si parlerà ovviamente di linguaggio inclusivo. È lunedì, sostanzialmente, alle 2:30. Grazie. Quindi a questo punto lascio la parola a Federica. Grazie Giulia. Allora, condivido il mio schermo. Ok, come vi anticipava Giulia, io oggi vi parlo del bollino rosa, dell'accreditamento del bollino rosa, ovvero il riconoscimento che la Fondazione Onda assegna agli ospedali italiani che sono attenti alla salute della donna. La candidatura per ottenere il bollino rosa è assolutamente volontaria, cioè gli ospedali decidono volontariamente di sottoporre la propria candidatura alla Fondazione Onda per ottenere l'assegnazione del bollino. Vi faccio un piccolo riassunto di quello che adesso andremo a vedere più nel dettaglio. Quindi l'ospedale decide arbitrariamente, volontariamente, di sottoporre la propria candidatura alla fondazione. La fondazione decide se assegnare o meno il bollino. I bollini possono essere da un minimo di uno a un massimo di tre. Quindi ISMET si candida
volontariamente all'assegnazione del bollino. Il bollino ha una durata biennale, quindi l'assegnazione in corso è quella del 2022 e del 2023. Adesso vi faccio vedere una piccola presentazione, così entriamo nel dettaglio della Fondazione Onda, di cosa si occupa, perché nasce, quando nasce, quali sono le sue iniziative e quali sono i suoi progetti. E nello specifico parleremo del progetto Bollino Rosa, perché appunto il Bollino Rosa è uno dei progetti di Onda. E concluderò con l'esperimento, proprio, scusatemi, con l'esperienza di ISMET nell'ottenere l'accreditamento e i pro e i contro, insomma, di questa esperienza. Allora, cos'è Onda? Onda, come già vi avevo anticipato anche Giulia, è l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna di Genere. Nasce a Milano nel 2005. Il suo obiettivo è quello di promuovere una cultura della salute di genere in modo da poter garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e di pari opportunità. Onda si propone come modello innovativo di attenzione alla salute femminile e declina il proprio impegno in tutte le fasi che caratterizzano la vita della donna, cioè non solo in tutte le fasi, ma anche in tutte le fasce di età. Perché nasce Onda? Onda nasce perché alcuni studi dimostrano come ancora oggi le donne siano penalizzate nella tutela della loro salute. Cioè, nonostante sia nota l'influenza che la differenza di genere esercita sullo stato psicofisico, sull'insorgenza delle malattie e sulla risposta alle terapie farmacologiche, esistono ancora delle penalizzazioni. Cioè, le donne rispetto agli uomini vivono più a lungo, ma si ammalano di più, consumano più farmaci e sono le maggiori utilizzatrici del sistema sanitario nazionale. Quali sono gli strumenti che utilizza Onda per diffondere questa cultura della medicina di genere? Avvia delle indagini, quindi delle attività di ricerca che siano volte a indagare specifiche tematiche di salute o patologie di interesse prevalentemente femminile. Fa delle pubblicazioni scientifiche divulgative, organizza eventi, convegni, conferenze stampa in modo da poter promuovere e diffondere la medicina di genere. Avvia campagne digitali, crea dei podcast e propone dei progetti e crea dei progetti. Come vi dicevo prima di iniziare la presentazione, il Bollino Rosa è uno di questi progetti. Adesso vi elenco in maniera molto, molto sintetica i 13 progetti che Onda ha attivi ancora in nel 2022, in modo da farvi vedere un po' quali sono le aree tematiche di interesse, per poi parlare invece più in dettaglio del progetto del Bollino Rosa, che è quello che ci interessa più da vicino. Quindi Onda attualmente attivi 13 progetti. Uno dei progetti si chiama Quello che le donne devono sapere sulla menopausa, come dice il titolo stesso, è proprio rivolto alle donne che stanno affrontando questa particolare fase della loro vita, che ha delle profonde modificazioni non soltanto a livello fisico, ma anche a livello emotivo. Un altro progetto attivo è quello sui test genomici, validi alleati per la personalizzazione delle terapie nel tumore al seno. Un altro progetto riguarda sempre il tumore al seno, però il tumore al seno HR2 positivi, quindi per investigare tramite un'indagine qualitativa e quantitativa il percorso di cura e la qualità di vita delle pazienti con diagnosi di tumore alla mammella. Un altro progetto è quello sui disturbi dell'alimentazione, il titolo è appunto DCA, difficile ma non impossibile. Questo progetto di Onda promuove l'informazione e la sensibilizzazione sul tema dei disturbi alimentari in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che è proprio la giornata nazionale per i disturbi dell'alimentazione. Altri due progetti riguardano la scoperta della donna, cioè Fondazione Onda tinge di rosa una linea dermocosmetica, la linea di La Farmacia. Onda non poteva anche esimersi dal partecipare a una campagna vaccini all'interno dell'emergenza Covid, e anche questo è stato un progetto attivo, è ancora attivo, è ancora in corso.
Un altro progetto invece riguarda le tecnologie da poter mettere a disposizione dell'RSA in modo da supportare i residenti delle strutture per anziani, in modo da vincere la solitudine e la depressione, in modo da stabilire un contatto con il proprio nucleo familiare. Un altro progetto è il bollino HFC. È un altro bollino che riconosce alle aziende, che viene riconosciuto alle aziende per che si distinguono per l'impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti. Un altro progetto è quello sul dolore cronico, quindi lo scopo di questo progetto è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema del dolore, in modo da poter creare una cultura sul dolore cronico e riconoscere il dolore cronico come patologia. Un altro progetto è quello che riguarda l'emicrania, quindi la sensibilizzazione sul problema dell'emicrania che possa essere diagnosticata correttamente, tempestivamente, in modo da ridurre l'impatto esistenziale che ha nella vita della donna, ma comunque del paziente in generale. Un altro progetto è quello che si chiama Uscire dall'ombra della depressione, quindi Onda ha curato la pubblicazione del libro bianco sulla salute mentale in Italia e ha poi messo in opera un tour divulgativo per le regioni. Ultimo progetto, prima di parlare del bollino rosa, si chiama Un sorriso per le mamme ed è un impegno che Onda profonde ormai da 10 anni nel diffondere la conoscenza della depressione perinatale. Questa carrellata di progetti per farvi un po' entrare nel mondo Onda, proprio per capire di che cosa si occupa Onda. Ma il progetto che a noi interessa particolarmente, quello per cui ISMET si candida ormai da diversi anni, è il bollino rosa. Quindi, cos'è il bollino rosa? È uno dei progetti di Onda, sicuramente il più importante. Onda lo istituisce nel 2007, quindi 2 anni dopo la sua fondazione. Ed è un riconoscimento che Onda attribuisce a quegli ospedali italiani che sono vicini alle donne, quindi ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze, appunto, della donna. Come vi avevo accennato all'inizio, l'adesione degli ospedali al bollino rosa è assolutamente volontaria, quindi avviene su base volontaria. Un ospedale decide in autonomia di volersi candidare per ottenere il riconoscimento. Onda attribuisce, nel caso ne riconosca la condizione da 1 a 3 bollini e il riconoscimento di questi bollini avviene sulla base della valutazione dei servizi offerti dall'ospedale che curano le principali patologie femminili. Nel sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali premiati e conoscere i servizi che questi ospedali mettono a disposizione degli utenti in occasione di determinate giornate. Queste giornate prendono il nome di ospedali a porte aperte. Quindi cosa fa Onda? Una volta che ha accreditato una struttura, chiede a questa struttura di partecipare alle iniziative che organizzerà nel biennio, perché l'assegnazione del bollino dura 2 anni. Vediamo quali sono come organizza queste giornate. Organizza degli open day o degli open weekend, quindi un'intera giornata o un fine settimana che coincide di solito con giornate mondiali o nazionali dedicate a diverse tematiche nell'ambito della salute femminile, e in queste giornate o in questi fine settimana Onda promuove dei servizi, chiede agli ospedali accreditati Bollino Rosa di offrire dei servizi alla popolazione femminile, dei servizi gratuiti che possono essere clinico-diagnostici, quindi incontri, visite, esami strumentali,
Ho anche dei servizi informativi, quindi convegni, divulgazione di materiale informativo, allestimento di infopoint, sempre chiaramente con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione su una particolare patologia. Oltre alle giornate o ai fine settimana, organizza la Settimana Nazionale della Salute della Donna in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che è stata istituita nel 2016 dal Ministero della Salute, ovvero il 22 aprile. Quindi Onda, nella settimana che include il 22 aprile, dedica tutta la settimana alla sensibilizzazione di servizi chiaramente clinici offerti gratuitamente alle donne, quindi chiede agli ospedali accreditati di partecipare, come anche per le giornate che per il weekend possono essere fornite sia visite mediche gratuite, ma anche semplici campagne informative. Gli ospedali in Italia accreditati Bollino Rosa per questo biennio in corso 2022-2023 sono 355 e 25 si trovano in Sicilia. ISMET, non so se avete mai fatto caso per chi lavora in ISMET, alle spalle della reception principale, della main hall, sulla parete, affigge i bollini rosa che ottiene dal 2014, il primo anno in cui si è sottoposta volontariamente per ottenere questa certificazione. Dal 2014 ogni biennio è stato assegnato ad ISMET un bollino rosa. Vi ricordo che vi ho detto che i bollini possono essere da 1 a 3. Quindi l'ultimo che vedete nella foto, quello in basso, nell'ultimo in basso, è quello di quest'anno in corso, 2022-2023. Ora parliamo del questionario, perché come vi avevo accennato all'inizio, come si fa ad ottenere questa certificazione? Si deve rispondere a un questionario che è composto da tantissime domande, e la risposta al questionario genererà un punteggio che contribuirà a determinare l'assegnazione del bollino. All'interno del questionario ci sono però anche delle parti a testo libero che vengono valutate da una commissione formata dai membri della Fondazione Onda. Vediamo adesso il questionario più in dettaglio. La candidatura è spontanea. Bisogna compilare questo questionario, e questo questionario è composto da tre sezioni. La prima sezione è una sezione molto breve che contiene le informazioni preliminari, ovvero il referente aziendale che viene designato dalla direzione d'istituto deve indicare se l'ospedale di cui sta presentando la candidatura sia un ospedale specialista o generalista. Cosa vuol dire ospedale specialista? L'ospedale specialista è orientato all'offerta di servizi e percorsi dedicati a uno specifico ambito clinico. In questo caso, se si partecipa con un ospedale del genere, bisogna selezionare da una a tre specialità mediche, che adesso vedremo elencate nella seconda parte del questionario. Se invece l'ospedale è un ospedale generalista, cioè un ospedale che offre servizi e percorsi dedicati a più specialità cliniche, non solamente dedicato a un particolare ambito, dovrà scegliere all'interno di un elenco di specialità cliniche almeno quattro di queste. Questa è la prima parte del questionario che bisogna compilare. Nella sezione B, come vi ho anticipato, troveremo l'elenco delle aree specialistiche. Quindi le aree specialistiche del questionario che bisogna selezionare sono queste: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia e urologia. Quindi, a seconda della
tipologia del proprio ospedale, se è un ospedale specialista, fra questa lista ne sceglieremo da 1 a 3, se è un ospedale generalista ne sceglieremo almeno 4. Per ogni area specialistica, il referente dovrà compilare una serie di domande e alla fine delle domande di ogni area specialistica potrà inserire in una forma di testo libero eventuali altre attività non elencate, degne di nota, che riguardano la salute di genere. La terza parte del questionario ultima si chiama sezione C. All'interno di questa sezione non ci sono domande legate a particolari aree specialistiche, ma più che altro sono domande legate a servizi e protocolli che esistono in ospedale. Vi ho riportato alcuni esempi per farvi capire di cosa si parla. Per esempio, c'è la domanda se esistono in ospedale protocolli per la terapia del dolore, se esiste un servizio di telemedicina, se esiste la valutazione sociosanitaria del paziente anziano per garantire la continuità delle cure e una collaborazione attiva col medico di medicina generale, se esiste il servizio assistenza sociale, se esistono protocolli per la dimissione protetta, se l'istituto collabora con associazioni di pazienti o di volontariato, se la struttura ha un sito web che contiene i tempi di attesa per effettuare procedure, visite o ricoveri e altre attività anche qui testo libero. Quindi l'ospedale che vuole ottenere la certificazione deve approcciarsi a questo questionario veramente, veramente complesso. Vediamo adesso nel dettaglio l'esperienza di ISMET. ISMET nella prima sezione, quella sezione A di cui vi parlavo, dove bisogna dire se l'ospedale è specialista o generalista, in qualità di ospedale specialista partecipa selezionando solo 3 specialità, che oltretutto è il numero massimo di specialità che si può selezionare per un ospedale specialista, da un minimo di 1 a un massimo di 3. Noi per questo biennio abbiamo partecipato con cardiologia, diabetologia e pneumologia. Come vi dicevo, quindi per ognuna di queste specialità abbiamo dovuto rispondere a una serie di domande sulla qualità del servizio offerto, sulla presenza di particolari ambulatori e chiaramente per ogni risposta positiva c'è sempre la domanda se esiste un percorso dedicato alle donne. Come potete immaginare, in ISMET la risposta in questo caso è negativa. Scusate, mi è partito il dito. Quindi, alla fine della presentazione del questionario, ISMET viene sempre riaccreditato ogni biennio con un solo bollino. Chiaramente, come potete immaginare, ISMET non ha molte specialità prettamente femminili, non ha la ginecologia, l'ostetricia, non ha la senologia, quindi noi partecipiamo per aree non rivolta alle sole donne. Sicuramente abbiamo dei punti di forza che ci permettono di ricevere questo accreditamento. Per esempio, per quanto riguarda la cardiologia, abbiamo parlato dell'assistenza plurispecialistica che abbiamo fatto per gravidanza e parto in donne con cardiopatie condizionanti un elevato rischio. Cioè noi abbiamo seguito la gravidanza, abbiamo permesso di partorire una donna col trapianto di cuore. Per la diabetologia, per esempio, sempre nella parte di testo libero, abbiamo specificato che attivo un training dedicato per la gestione della terapia insulinica nelle diverse fasi del ciclo varico e sempre per la diabetologia abbiamo parlato della valutazione dell'aumentato rischio cardiovascolare nelle donne affette da diabete. E poi un altro punto di forza di ISMET, pur non avendo quindi percorsi dedicati esclusivamente alle donne, a parte qualche progetto attivo per la specialità di diabetologia, la maggior parte delle risposte della sezione C del questionario, quelle che non sono legate a singole specialità, la maggior parte sono positive per ISMET. Questo a riprova dell'eccellenza del servizio offerto. Come ultima slide, invece, le criticità e le aree di miglioramento,
come vi anticipavo, ISMET non dispone di protocolli dedicati alle donne, quindi all'interno del questionario molte delle domande, di queste domande chiaramente hanno una risposta negativa e fanno diminuire il peso del questionario nell'ottenimento del bollino. E poi un'altra criticità è che ISMET in quelle famose giornate fine settimana o settimana dedicate ai servizi aperti alla popolazione, si limita alla distribuzione di materiale informativo cartaceo che distribuisce nelle sale d'attesa dell'ospedale o sul sito web ISMET, ma non offre servizi clinici, quindi visite, esami o altri, insomma, esami strumentali, indagini. Quindi questa è l'esperienza in ISMET. Sicuramente il nostro bollino nasce più dall'eccellenza del servizio, dalla qualità del servizio offerto, più che dall'esistenza di percorsi dedicati esclusivamente alle donne. Con questa, ecco, ho concluso. Grazie Federica. Quindi quando qua parli di criticità e aree di miglioramento, diciamo, c'è l'intenzione effettivamente di andare verso questa direzione o no? Quindi di andare a studiare dei protocolli dedicati alle donne, Allora, del tuo staff, e di iniziare a partecipare durante gli Open Day, eccetera. sicuramente per le aree coinvolte, ad esempio cardiologia, diabetologia e pneumologia, i vari referenti hanno ipotizzato, cioè stanno cercando di trovare altri ancora servizi più dedicati alle donne. Per quanto riguarda i servizi aperti alla popolazione, qui l'argomento è un po' diverso, perché comunque gli Open Day che per esempio finora ha fatto Onda riguardavano giornate dedicate a servizi che noi non abbiamo in ISMET, per esempio la giornata del tumore alla prostata, ora il 25 maggio ci sarà l'Open Day di reumatologia, quindi in questo caso abbiamo proprio difficoltà a poter partecipare perché non abbiamo neanche la specialità di riferimento. Potremmo invece ipotizzare di offrire delle visite cardiologiche durante la settimana della donna, quindi ad aprile, ma questa decisione cozza un po' con la realtà di ISMET che non offre servizi di diagnosi o di visite cardiologiche aperte a tutta la popolazione, ma solamente prende in cura determinate patologie già accertate ed esistenti, quindi insufficienza terminale d'organo. Quindi questa è veramente lo scoglio che Esatto. ci impedisce magari di aumentare il numero di bollini. Quel bollino che noi prendiamo effettivamente è proprio per l'eccellenza del servizio, perché vi dicevo che nell'ultima sezione del questionario noi abbiamo una totalità di risposte positive, collaboriamo con associazioni di volontariato, di missioni protette, insomma abbiamo veramente alti standard. Infatti poi alla fine io come referente aziendale curo i contatti con i referenti Onda e io parlo spessissimo con loro di questa nostra difficoltà, a noi fa piacere, però effettivamente è difficile a volte offrire un servizio alle donne, loro però apprezzano già tantissimo la nostra voglia di provare a metterci in gioco nell'avvicinarci a questo mondo e comunque farci sempre promotori in tutte le loro giornate della divulgazione, per esempio, di materiale, o divulgare comunicati stampa sul sito ISMET. Ok, io chiederei a Marilena che deve intervenire, che ha alzato la manina. Sì, esatto, la riabbasso. Niente, era solo uno Scusate, spunto di. Fede, puoi interrompere la condivisione così ci Certo, guardiamo in faccia. assolutamente. Era così, giusto per dire, per creare un fil rouge, diciamo, tra Onda e medicina di genere. Dobbiamo iniziare a lavorare insieme.
perché tutte le iniziative che potrebbero essere sviluppate nell'area della medicina di genere andrebbero a incrementare la possibilità di ottenere bollini. Ho letto alcune cose delle aree di forza, di ISMET, parliamone perché alcune cose non so quanto siano effettivamente documentabili. Per cui ecco, è un invito a dialogare di più tra di noi. Adesso forse Maria ce lo dirà, però ci sarà questo nuovo comitato che riunirà tutte le figure che all'interno dell'azienda si occupano in qualche modo di diversità e inclusione, includerà te, includerà me, includerà la dottoressa Lorrè. Quindi dobbiamo iniziare a lavorare più insieme per venirci in aiuto, diciamo, reciprocamente, ovviamente a vantaggio anche delle nostre pazienti. Grazie Marilena. Maria, prego. Allora, Marilena mi ha fregato l'intervento, ma comunque mi accodo a quello che ha appena detto e, come dire, aggiungo qualche altro pezzo, ossia il fatto che ci sia adesso il Comitato Diversity and Inclusion, che tra l'altro non è un comitato solo di ISMET, ma è un comitato di tutta UPMC, secondo me è un passo importante anche perché ha in sé tutti i componenti dei tre tavoli che attualmente esistono, quello della medicina di genere, quello che ha redatto il Gender and Equality Plan, al cui interno sono previste iniziative di valorizzazione, diciamo, di percorsi anche abbiamo citato Onda tra le cose già fatte, ma che potrebbero essere migliorate, nonché il gruppo che si sta occupando, We for Women, che si sta occupando proprio di salute della donna, e all'interno del quale qua ci sono delle esponenti di quel gruppo che inviterei anche a intervenire, ci siamo posti proprio il problema e l'obiettivo di avviare tutta una serie di servizi proprio per le colleghe e anche eventualmente per le pazienti. Quindi, diciamo, il fil rouge di cui parlava Marilena già c'è, secondo me si tratta di svilupparlo e anche di renderlo più visibile perché, come dire, io non so quanta della nostra popolazione fosse a conoscenza del fatto che esistesse il bollino, che ISMET lo avesse conseguito e che cosa è del significato di questo accreditamento. Secondo me è importante che questo venga fuori perché spesso le cose ci sono, ma non sono mappate e non sono comunicate, il che vuol dire che non esistono e quindi bisogna, diciamo, farle emergere, secondo me, e poi proseguire perché ovviamente stabilito un obiettivo, poi se ne pone subito un altro di Nuovo. miglioramento. Vabbè, mi fermo qui e do la parola, credo, a Serena che aveva alzato la mano dopo di me. Sì, Fede, in verità io penso che il modo per aumentare i bollini verrà automaticamente quando inizieremo l'attività privata. Perché nel momento in cui avviamo veramente un programma di attività privata, a quel punto si può pensare al cosiddetto pacchetto donna. E in contemporanea possiamo iniziare a pensare di fare, che so, nel mese di prevenzione della donna un prezzo speciale per le visite di cardiologia o per le visite di diabetologia, le visite specialistiche. Ora come ora, andare ad aumentare i bollini, lo sai perché ne abbiamo parlato tante volte, non è stato possibile perché non è un problema né di comunicazione né di interazione. In verità, il fatto di non poter offrire determinati servizi fondamentalmente non presuppone la possibilità di diventare una struttura con due bollini. Assolutamente, noi non possiamo rispondere a domande del questionario in maniera non vera, sono quelle che non ci fanno Esattamente. raggiungere il punteggio adatto, E finché esatto. non riusciamo a fare cosiddetti open day o non riusciamo a dare uno screening particolare sulla popolazione femminile, Sì. è impossibile, anche calcolando che la struttura ISMET non ha né ginecologia né nulla legato alla senologia, che poi sono i due veri percorsi che sono i percorsi donna. Certo, è che hanno un peso maggiore. Esattamente, cioè dico, non siamo una struttura che ha questi due percorsi che in questo caso possono aiutarci su questo, però ripeto, sono convinta che con l'inizio dell'attività privata in qualche modo i pacchetti speciali o l'adesione tramite
visite a un prezzo inferiore, se non addirittura gratuito, per una settimana, potrebbero in qualche modo aumentare il ranking. Questa dico la mia idea poi. Assolutamente, ma infatti già avere un solo bollino, nonostante il fatto che in Ismet non esista veramente nulla di così dedicato alle donne, già è un grandissimo traguardo, perché comunque quello che ci diciamo sempre con i membri di Fondazione Onda è questa: loro riconoscono l'eccellenza del servizio anche nelle attività di Ismet. Perfetto, grazie Serena, grazie Federica. Allora Giuseppe, prego. Ok, ciao Federica, complimenti. Io avevo due domande proprio rapidissime. La prima, se diciamo avere questi bollini, oltre diciamo al prestigio e comunque al fatto che è sicuramente una cosa, come dire, che sottolinea anche l'importanza della struttura nel contesto sociale, comunque apre anche la possibilità, non so, ad accedere a dei progetti finanziati, comunque a canali di finanziamento particolari, perché questo magari potrebbe ulteriormente incentivare comunque questa attività. E poi la seconda, diciamo, se esiste anche il bollino blu, perché dico, se ho capito bene anche all'ultimo webinar, medicina di genere significa comunque fare una medicina che tenga conto del genere, al di là che sia il genere femminile e il genere maschile. Cioè io immagino ci sono una serie di patologie legate, non so, prostata, eccetera, rispetto alle quali ci sono molti signori che magari sono proprio così, da un punto di vista anche comunicativo, distanti, comunque c'è molto pudore, eccetera. Quindi mi chiedevo se esiste anche, diciamo, il bollino blu. Grazie. Allora, non è sicuramente il bollino blu, Fondazione Onda non rientra fra i suoi progetti, quindi non so se esista promosso da altre associazioni, da altri enti. Loro invece hanno aggiunto, come vi ho fatto vedere durante la presentazione, un bollino per le aziende che hanno a cuore la salute dei propri dipendenti. A questo anche potremmo ipotizzare anche di partecipare, però altri bollini dedicati all'uomo no. Ce n'è un altro dedicato all'RSA, al bollino argento, ma chiaramente quello noi non potremmo partecipare. Invece per la prima domanda, no, effettivamente cosa dà avere il bollino, essere riconosciuto? Da visibilità sul sito di Onda, perché lì c'è una sezione dedicata all'interno della quale si ricercano tutti gli ospedali che hanno ottenuto l'accreditamento, di cosa si occupano, perché l'hanno ottenuto. Quindi non ci so, e partecipare ai loro progetti no, significa più che altro ricevere da loro un materiale informativo assolutamente gratuito che preparano per l'occasione, però non ci sono altri incentivi. Okay, grazie. Posso entrare un attimo a gamba tesa sulla domanda di Giuseppe, che secondo me è molto appropriata, e secondo me la risposta appunto è il tavolo sulla medicina di genere, perché genere non vuol dire donna, ma vuol dire considerare una medicina basata sul fatto che i generi sono minimo due. E quindi il bollino blu magari ce lo inventiamo noi, cioè, lo dico a Marilena come idea, e a We for Woman come supporto, che potrebbe, come dire, avere come obiettivo di fare anche questo. Infatti il genere non è la donna versus l'uomo, l'abbiamo visto, c'è un ampio spettro, diciamo, tra l'altro l'ampio spettro. Bene, grazie Rosaria. Allora, intanto ringrazio anche io Federica per questo contributo importante. Mi è piaciuto soprattutto ascoltare che il fatto che, anche se noi non siamo un ospedale che comunque fornisce tutti i servizi, sapere dell'esistenza di queste associazioni, soprattutto per quanto riguarda chiamiamole patologie, disturbi. Io più che altro sono rimasta colpita dal discorso dei disturbi alimentari, perché comunque è qualcosa che nel passato mi ha coinvolta, quindi sapere che ci sono queste cose quando allora invece c'era la solitudine più totale è già una cosa molto 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 bella e apprezzata. Volevo solo dire che io faccio parte di questo comitato We for Women, dove ci sono dei tavoli
dedicati a varie tematiche, e in uno di questi tavoli, Right to Health, stiamo proprio affrontando il tema della prevenzione, offrendo, cercando di comprendere come possiamo offrire dei servizi di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le dipendenti. Ci stiamo occupando, per esempio, di comprendere se riusciamo a portare avanti dei programmi di prevenzione legati ai vari screening che comunque vengono effettuati già all'interno dell'ASPA, ma molto spesso per problemi lavorativi, per problemi, per impegni che si susseguono, familiari e quant'altro, non vengono, diciamo, cioè nel senso non si ha la possibilità di poter accedere facilmente. Quindi avere un servizio all'interno dell'azienda, che comunque l'azienda può mettere a disposizione uno spazio sia temporale che logistico per portare avanti questa sorta di programma, potrebbe essere veramente utile. Quindi già questo potrebbe rientrare anche secondo me, nel programma che ci porta ad avere qualcosa in più e magari ottenere un bollino in più, non lo so questo. Però dico, ne stiamo ancora parlando, è ancora in fase embrionale, però è stata affrontata questa tematica. Niente, volevo dire questo. Grazie. Allora, non so se Federica vuole aggiungere qualcosa oppure passiamo la parola a Danilo. No, assolutamente. Questa Mari potremmo anche ipotizzare, quindi partecipare all'altro bollino, quel bollino che premia le aziende che si interessano alla salute dei propri dipendenti, grazie a questo tavolo di cui parli tu, assolutamente. Esatto, quindi probabilmente se tu magari potessi partecipare, Maria, chiedo a te di... Sì, no, io già partecipo, ultimamente ho avuto troppe altre riunioni, però sono stata presente ad alcune di queste, sì. Però sapere questa cosa già è importante, per cui possiamo lavorare parallelamente. Ecco. Sì. No, insomma, vediamo se riusciamo ad ottenerle, magari anche ci mettiamo accanto il bollino blu, così facciamo... Infatti, lo aggiungiamo. lo istituiamo noi. Ok. Posso? Vai Danilo. Mi sentite? Sì. Sì. Ok, vabbè, mi offro come eventualmente fotomodello per il bollino blu. No, dai, è una battuta, nel senso che... Già lo scrub ce l'hai, diciamo. Era infatti per la divisa, no? In realtà forse già mi avete anticipato. Ho sentito, poi magari sono stato distratto da qualche telefonata di lavoro, però diciamo bollini 1, 2, 3, poco importa, nel senso, secondo me già parlare di questo è importante. In realtà mi farebbe piacere che diciamo, il contesto utente non è solo diciamo, il paziente, l'utente siamo noi, considerando che molti di noi sono entrati a 20 anni, 25, e ora onestamente i bollini potremmo... crearli noi, giusto? Quindi, come dice il buon Giuseppe Provenzale, che ancora avrà 25 anni, 27, quello che è. Comunque, a parte sono serio, nel 27, senso che... 25, 10 anni fa, forse. Vabbè, poco importa, sono serio, nel senso che questo serve per creare welfare, ma welfare all'utente interno, noi. Cioè, noi creiamo anche un tornaconto economico all'azienda, cosa che era stato detto tempo fa, qualche anno fa, ora finalmente magari sono passati degli anni, ma creiamo qualcosa per l'utente interno, o anche i nostri familiari, non lo so, pensateci voi, però visto che si è parlato e si è introdotta in istituto l'attività privata, cioè quella che penso conosciamo tutti ormai, che l'utente esterno può venire da noi e fare prestazioni tramite pagamento, io lo girerei nei confronti del welfare. Quindi se non lo fa è il risultato quasi scontato, penso. Cioè io sono disposto a pagare, a fare dei controlli qua, sapendo che ho, come diceva Rosaria, il benefit di farlo già in casa, di farlo con una tempistica, con dei controlli che mi vengono garantiti. Poi se vogliamo allargare la platea, magari lo facciamo a... i familiari di primo grado e quant'altro. Questa è un'azienda che cura anche questa, e io penso che i bollini ne raggiungiamo 10 assieme, poi le targhette, quelle che sono, poco importa, però
speriamo che da questo incontro venga fuori una controproposta, visto che ci sono questi comitati. Milani, e questo rientra soprattutto nell'altro bollino, quello per cui non abbiamo mai partecipato. Ma è il momento, Fede, è il momento. Sì, sì, no, dico, non è proprio legato al bollino rosa, perché il bollino rosa è solo dedicato alle donne. Sì. Io dell'altro non conosco. Era HF, com'era? HFC. Ok, va bene, quindi mi sembra che ci siano delle idee assolutamente... È sempre un progetto di Onda, quindi all'interno del sito Onda si trovano tutti i riferimenti, però non ci siamo mai proposti o candidati, comunque è anche un bollino abbastanza nuovo rispetto al bollino rosa. Penso sia un'opportunità da poter quantomeno esaminare, prendere in considerazione e valutare. E per me è stata, diciamo, utile questa sessione, anche perché mi chiedevo com'è che riuscissimo ad avere il bollino Onda, il bollino rosa, pur non avendo. Sì. Però adesso intanto me l'hai spiegato. Dopodiché la cosa che mi ha anche incuriosito molto è stata la presentazione iniziale anche sui vari progetti, e mi chiedevo come noi, appunto, i vari dipendenti, famiglie, eccetera, potessero in qualche modo trarre vantaggio dall'essere inseriti all'interno di questo network, perché poi le possibilità e le aree coperte mi sembrano tante e diverse dal discorso della depressione perinatale, al discorso della menopausa, cioè c'è un mondo effettivamente di opportunità che, essendo inseriti appunto comunque nel circuito, potremmo in qualche modo dare, cioè almeno io personalmente non sapevo di tutte queste iniziative. Noi chiaramente partecipiamo solo al progetto Bollino Rosa, certo, perché quei 13 sono tanti altri progetti, attivamente partecipo in quello, però tutte le volte che Onda mi propone di poter quantomeno distribuire materiale informativo o metterlo sul sito, io e Serena Pizzo ci occupiamo di questo, quindi per dare voce un po' ai loro progetti. Ok. Quello che quindi... Dopo che in teoria puoi partecipare comunque alle iniziative che Onda fa negli altri ospedali, questo a prescindere se la tua struttura fa parte di Onda o non fa parte di Onda, cioè quando hanno fatto molte strutture qua a Palermo, se non mi ricordo male, ma correggimi Fede, l'altra struttura nel palermitano che è Bollino Rossa è il Giglio? Cefalù. Sì, mi sembra che sono soltanto loro. Il Giglio, che al contrario ha un reparto maternità, una ginecologia e un reparto legato allo screening sul tumore alla mammella, fa molto di più di noi, e loro hanno una parte attiva a cui puoi partecipare in qualità di donna, se sei interessata. Quello a prescindere dal fatto che noi aderiamo oppure no, ovviamente. Perfetto. Grazie. Quindi... Niente, riepilogando, quello che ancora, diciamo, emerge è il fatto che con l'attività privata in qualche modo si apriranno delle porte in più, come sottolineava Serena, il fatto che possiamo in qualche modo iniziare a approfondire questi elementi del ulteriore bollino HFC, e così diamo più rilievo in qualche modo alle possibilità e opportunità per dipendenti. Di trarre, diciamo, anche vantaggio. È emerso in maniera, secondo me, evidente il fatto che anche occasioni di questo tipo ci danno la possibilità di lavorare insieme funzioni diverse che prima erano molto più separate. Il fatto di scoprire che all'interno di questo gruppo ci sono persone che siedono più o meno allo stesso tavolo, ma comunque tra medicina di genere da una parte, il WIPO uomo dall'altro lato, il bollino rosa dall'altro lato, diciamo, mettiamo insieme, facciamo sinergia e l'anno prossimo otteniamo il bollino blu. Forza Giuseppe, forza Danilo. Basta, sono le 12:55, aspettate. Se non ci sono altri interventi, farei spazio foto. Marilena, volevi dire qualcosa? Il questionario, no? Sì, ho ricordato allora, me stessa. Lo rimettiamo, lo trovate nella chat, per favore, per noi sono preziosi, diciamo, le informazioni che comunque condividete attraverso questi questionari, diciamo, traducono in numeri delle percezioni. Quindi compilate il questionario, please. Quando Laura ci dà un cenno, facciamo... Attivate la fotocamera, la videocamera, altrimenti non mi vedo. Uscite allo scoperto. Ecco Serena! Ok. Allora, smile.
Va bene. Cheers. Ultima cosa. Mi raccomando, mettiamo i filtri. Ok. Altra cosa, per chi è effettivamente interessato a cogliere l'opportunità degli ultimi posti del webinar di lunedì, io sto mettendo adesso nella chat il link. Quindi questo ultimo è il link per l'iscrizione al corso Pantanella. Vi dico, ci sono in palio tipo 8 posti, credo, qualcosa del genere. Quindi quest'ultimo che ho messo io, e non l'ufficio formazione, è il link al modulo, al workshop di lunedì. Detto questo, volete sentire di nuovo la musichetta oppure ce ne andiamo? Ma la foto l'abbiamo fatta, giusto? Certo, Danilo. Ah, va bene. Va bene, e allora... Cosa? Ti sei mutato da solo? No, volevo fare l'onda, volevo fare con l'animale. Ah, l'onda. No, vabbè, poi dicendo... avremo le onde, credo la settimana prossima avremo così evitavamo la musica di Giulia. Di Giulia, dai, almeno... Non sai quanto lavoro c'era là dietro. Vabbè, arrivederci signori e signore, grazie, buon fine settimana. Ciao a tutti e grazie.